Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei SimC. Eccoci di nuovo qui con Super Mario Sunshine e continuiamo subito la ricerca di altri soli custodi. Catapultiamoci a Delfinia. Bene, avevamo iniziato a recuperare i soli custodi a Colli Ariosi, continuiamo a recuperare i soli custodi a Colli Ariosi. Andiamo! Come vedete, il primo sole custode adesso è giallo e luccicante e presente. Questo è il secondo livello, l'episodio 2, intitolato Pipino, la pianta piragna. Lo conosciamo bene. Andiamo! Eccolo qua, dobbiamo arrivare fin lassù. Quindi ripercorriamo la strada che abbiamo fatto nel precedente episodio. Vedrò di andare, diciamo, anche abbastanza spedito, quindi non mi soffermo al momento in alcuni punti diciamo, del mondo. Li scopriremo in un altro momento, diciamo. Niente, Mario si mette a fare il funambolo. Adesso possiamo già passare di qua. E c'è ancora Melma. Niente, puliamo. Mi sono buttato dentro come uno stupido. E come potete notare, Mario si sporca quando va sulla Melma. Per ripulirsi deve farsi il bagnetto. Ah, ecco perché c'è la Melma, c'è la sparano dall'alto. Ho visto arrivare una cannonata dall'alto, ecco appunto. Vabbè, iniziamo ad andare avanti allora a sto punto, è inutile pulire, continuano a spararci. Andiamo a rifornirci un attimo d'acqua. Il ponte è fuori uso. Urca, ci siamo fermati al pelo. Il ponte è fuori uso, prova con lo scorso plano. Niente, volevo andare spedito, ma ci hanno spedito loro giù. Torniamo su spruzzoplano, saltiamo e spruzzoplaniamoci. Avete visto che c'era una palla di melma che ci rotolava incontro. Eccola qui! E ovviamente non potevamo non farcela venire addosso. Anche questa. Le monetine servono a recuperare l'energia, la nostra vita. Qui ci servirebbe lo spruzzoplano, non dici? Proviamo. Ok,
Dovevamo solo salire. Ah, qui. Fortunatamente c'è uno spruzzino d'acqua, così ci ricarichiamo il nostro spruzzo coso. Come dicevo, in alto a destra intanto compare un sole custode, soprattutto quando c'è l'icona stilizzata di un sole. E quella è la nostra vita, i raggi sono la nostra vita. Con le monetine recuperiamo vita, sostanzialmente. Bestia che botta. E niente, era meglio saltare. Ecco. Grazie. E vediamo di non sbagliare più i salti come prima. Eccolo qua. Dopo 1000 tentativi ce l'abbiamo fatta. Allora, qua dobbiamo sorpassare le spine. Eccoci qua. Qui c'è un'altra cosa. M. Potrei prenderla, sì, già che ci siamo. Tanto è qui. A portata di mano. La portata di M. Una moneta in più o in meno non fa mai male. Non sto, diciamo, tra virgolette, a perdere tempo per le altre. Quelle che bisogna correre. E adesso saliamo. Ecco il nostro amico Pipino Piragna. Andiamo da lui, va. Andiamo a trovarlo. Si è arrabbiato. Ah, ok. Ah no, non si è, diciamo, spaventato perché ci ha visti, si è spaventato perché sta crollando tutto. Eccoci qua. Come funziona con Pipino? Dovremmo, presumo, perché quando apre la bocca dobbiamo, però lui è furbo. Ecco qua. E dopo dobbiamo saltare sulla panza. Cioè, nel senso, noi la facciamo affogare, poi gli tiriamo fuori l'acqua dalla panza. Vedi, lui è furbo, si gira dall'altra parte. Però se facciamo, prendiamo bene la mira, lo facciamo affogare subito. E poi con un bello schianto a terra. Lo colpiamo, adesso vediamo da che parte si gira. Ecco qua, vai, indigestione di acqua. Patapim. E anche Pipino Piragna lo abbiamo sistemato ed ecco un bellissimo sole custode per noi. Sì, prendiamolo, eccolo qua. Torniamo a Delfinia. Oh, allora, come avete visto, ci ha fatto vedere che c'è un altro problema. Andiamo a cercarlo.
Eccolo lì, c'era questa striscia nera. Puliamola. Un'altra pianta, stavolta nera. Chissà come mai. Ok, abbiamo distrutto anche questa qui. Questa è più ostinata. Non bastano i soliti tre colpi. Vediamo se sei bastano. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Ed è uscito un altro mondo, perché qui c'è la M. Allora, cosa facciamo? Entriamo in questo o continuiamo l'altro? Facciamo che, dai, entriamo in questo e lo scopriamo. O no? Ci penso un attimo e vediamo. Vabbè, dai, se ce l'hanno fatto vedere adesso, perché evidentemente si può entrare. Entriamo, vediamo un mondo. Ok, lo vediamo un attimo e poi decidiamo da farsi. Il mondo è Porto Giocondo. Ecco a voi il calamarcio. Andiamo. Quanto nero. Allora, come vedete siamo nel Porto Giocondo, in un porto, quindi non è che ho scoperto l'America. Qui cosa succede? Non vedo più niente. Scusate, ritorno su. Come vedete ci sono dei calamari. Si può andare a raccontarsi contro la cosa, e se premiamo Y ci giriamo, visto troppo forte. Come mi sta quella la cosa? Oh, ok, così. Volevo staccarmi. Ah, vabbè, qui c'è una M. Puliamola. Io faccio sempre salva e continua. E niente. Allora, qui non c'è più niente. Bene, adesso andiamo su. Possiamo arrampicare, possiamo salire le porte, queste sono porte girevoli, come vedete. Qui ci dice, le frecce ci indicano la strada, ci dice di passare di qua. Oh. Ovviamente ho sbagliato strada, cioè nel senso non sono caduto. Siamo messi qua sopra, adesso seguiamo le frecce. Vediamo dove ci portano. Cercherò di fare episodi sempre di una mezz'oretta circa. Mo, dove andiamo?
Atleticità, Mario. Così, ok. E vabbè, sarei potuto uscire e andare a prendere le altre. Parliamo con questo. Le altre monete, ma non fa niente. Si sta esercitando a lanciare la gente. Come lanciare la gente? In che senso? Aspettiamo il coso. Avremmo potuto fare un'altra strada, però vabbè, dai. Seguiamo il percorso. Scusi, buon uomo, dica. Sarebbe utile, grazie. Ah, e quindi? Ah, ok, questo non ha forza. Allora, facciamo girare l'elica. Quasi quasi uso il mio coso. E abbiamo trovato anche una moneta blu, non pensavo. Andiamo. Eccoci qua, siamo arrivati, come si va adesso? Devo aspettare che torno giù. Aspettiamo che esca. Eccoci qua. E siamo arrivati. Vabbè, c'è una moneta blu lì. Prendiamola. Sì, volevo prendere tutta la fine. Niente, la sto prendendo tutta adesso. Ho preso anche questa. Andiamo a ricaricarci nella fontana. Ah, questi sono passaggi, poi li guarderemo. Tentato, tiriamolo. Ops. Pessima idea. Usteria. Mi ricordavo bene, bisogna farlo in bestialire, che ci sia.
paradosso i tentacoli. E poi noi, ecco, magari quando li spara per terra noi saltiamo sopra, la piattiamo e poi lo stacchiamo. Ok, ce ne manca uno. Tirami ancora il nasone. E via. Vedete il mare. Andiamo. Il sole custode è nostro. Rieccoci a Delfinia, abbiamo scoperto anche il porto giocondo. Tornerei momentaneamente a Colli Ariosi. Se poi non dovessimo riuscire a fare un mondo, ovviamente torneremo indietro e andremo un livello e andremo in un altro mondo. Entriamo. Il mistero della grotta dei colli. Ah, ecco, là c'è questa grotta. Andiamo a esplorarla. Questa che fa? Boh. Spara le cosine. Facciamo gli equilibristi. Puliamo il palmense, va. Vabbè, grazie, non mi dai niente. Questa volta ti lascio lì. Allora, la grotta era di qua. Questo sta all'ombra, guarda che furbo. Oh, tutto vuoi. Poi, come vi ho detto, esploreremo meglio tutte le parti del livello, del mondo, diciamo, in un altro momento, quando sarà necessario. Adesso
adesso facciamo quello che c'è da fare sostanzialmente. Allora, scusate un attimo, devo capire come arrivare lì. Allora, mi scuso di nuovo. Ah, ecco, si arriva da lì, molto bene. Allora, noi facciamo così e voilà. Eccoci qua. Aggrappati. No, non si è aggrappato. Siamo ritrovati sulla corda e adesso vediamo di tornare lì, ma non torniamo lì. Poi ci sono sti ragnetti acquatici che ci inseguono. Sono ste cose che ci danno la scossa, ma noi le saltiamo a più pari. Eccoci qua. Perfetto, siamo arrivati sull'altra sponda del lago. Eccoci qua, entriamo nella grotta. Stavo dicendo prima di iniziare che penso che farò episodi da una mezz'oretta circa l'uno, quindi come presumo che saranno 2-3, se siamo veloci 4 solo di custodia episodio. Comunque vediamo, dai, adesso iniziamo a entrare. Ci ha fregato il coso. E mo come facciamo? Sarà complicatissimo. Bisogna giocare in 3D senza aiuto. Vabbè, sarà un livello tosto. Porca, stavo già ammazzandomi. Beh, però adesso possiamo fare gli schianti a terra. Se ben ricordo si possono fare anche qui. Monetina. Oh, una vita. Fantastico. Allora andiamo qui. Cose si muovono troppo. Eccoci qua. Vediamo se c'è qualcosa anche qui. Moneta.
Ecco qua. Ma non c'è una sorta di visuale? No. Soggettiva, sì. Semplicemente gira la telecamera. A cosa serviranno quei cosi? Non c'è un tubo. Vabbè, niente, andiamo di qua senza farci spingere giù. Veloce, 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 veloce. Non vedo più niente, ok. Qua bisogna saltare su sti robi qua. Diciamo che non ho saltato nella maniera migliore, però ci siamo aggrappati, il che va comunque bene. Niente, siamo finiti giù. Ci ritroviamo qui, va. Bene, rieccoci qua. Vediamo di non cadere come prima. Siamo praticamente arrivati. Aspetta che... Vabbè, fa niente, non mi interessa della vita. Siamo arrivati al sole custode. Eravamo alla fine, fantastico. Siete anche abbastanza bravi noi. Un po' folli a cadere prima, eh. Ma quello... Salve, continua. Oh, ci fa vedere un'altra macchia nera. Direi di andare a, come ultima cosa per l'episodio, ad eliminarla. Se non erro era da queste parti. Eccola là in fondo. Anche sotto Delfinia ci sono delle gallerie dei cunicoli. Andremo successivamente a vederle, a visitarle. Utilizzo appunto del tasto. Ad esempio, se vi ricordo con la GameCube per indirizzare lo spruzzo era al contrario, nel senso che per indicare in alto dovevo... verso l'alto, e vabbè, un attimo mi ci abito. Anche l'utilizzo del flusso da fermo in movimento era diverso, e vabbè, anche lì mi dovrò riabituare. Comunque abbiamo sbloccato un nuovo mondo, non so quale sia. Aspetta, parliamo. Ah, prego, tutto qua.
ho sbloccato un nuovo mondo, non so quale sia, lo vedremo insieme nel prossimo episodio. Quindi per questo episodio è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un bel commento. Noi ci vediamo qui tra pochissimi giorni per vedere che mondo ci aspetta dietro questa M uscita insieme a questo faro enorme. Io vi aspetto come sempre numerosi qui sul canale, un saluto a tutti da The Sims City.